Il 23 novembre, presso il Centro Pastorale San Giuseppe, è stata presentata la 19ª edizione del Premio alla Ricerca Scientifica in Campo Oncologico in ricordo di Amanda Bogue, che ogni anno l'Associazione Angela Serra conferisce ad un ricercatore che si è particolarmente distinto per i suoi studi in ambito oncologico. Per la 19ª edizione, il premio è stato conferito alla professoressa Laura Cortesi, responsabile della struttura semplice di genetica oncologica, Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Policlinico di Modena. Sì, cresce ogni anno e per me è sempre una grande soddisfazione essere qui presente. Quest'anno la 19ª edizione e soprattutto per la premiazione poi anche in ambito sanitario di premi rivolti a colleghi medici che sono a disposizione delle donne. Queste giornate per noi sono fondamentali e in verità ci arricchiscono, perché ogni anno abbiamo degli obiettivi, ci poniamo degli obiettivi che porteremo poi nell'anno successivo al termine. E ogni anno questi obiettivi vengono raggiunti. L'anno scorso il nostro obiettivo era quello di avere la realizzazione di un reparto e questa realizzazione si è verificata. Quindi quest'anno porremo altri paletti e verosimilmente l'anno a venire sarà un altro anno dedito a sacrifici per ottenere naturalmente i risultati. Sì, in effetti si sono quasi 20 anni, se consideriamo che il Covid comunque ci ha in qualche maniera bloccato come tutti, altrimenti saremo alla 21ª edizione. Sono iniziative che ci portano a fare quello che è il conto finale del nostro lavoro annuale. Quest'anno avremo modo di presentare delle belle iniziative che abbiamo fatto, abbiamo completato col Dragonbot, continuiamo con gli ambulatori, cioè far capire alle persone come il terzo settore, le associazioni impegnate nel sociosanitario sono fondamentali rispetto a quelle che possono essere i servizi offerti ai cittadini. Molte delle cose che noi garantiamo ai cittadini, purtroppo, voglio dire, per una questione economica, ma forse anche per una questione culturale, non riescono ad essere date ai pazienti. E quindi noi a fianco ai pazienti sempre, per cercare di garantire nel percorso della malattia e della cura un momento che sia fuori dal dramma del cancro e che possa aiutarle a superarlo in maniera, voglio dire, un po' meno faticosa di come normalmente può essere. In questo modo per non farli sentire mai soli. Esatto, è il nostro slogan, come diciamo noi, vorremmo che nessun ammalato restasse mai solo, che non deve essere uno slogan, un manifesto, un roll up, ma deve essere un fatto che l'associazione costantemente porta avanti durante tutto l'anno.